L'argomento di oggi è particolarmente importante e mi sta a cuore. Non è semplicemente una differenza terminologica, è una differenza sostanziale. Andiamo a vedere il perché. Partiamo dall'evasione fiscale. Che cosa significa evadere le tasse? Significa semplicemente che sto violando delle norme tributarie. Questo si può fare in due modi, in maniera omissiva o in maniera commissiva. Nel primo caso sto omettendo un qualcosa, quindi ad esempio non dichiaro un reddito che ho avuto per avere dei vantaggi fiscali, quindi pagare meno tasse. Nel secondo modo sto facendo attivamente qualcosa per avere dei benefici fiscali che non mi sono dovuti. E attenzione perché in entrambi questi casi si parla di evasione fiscale. Questo perché sia fare che non fare qualcosa in modo da violare una legge tributaria per ottenere un risparmio dal punto di vista fiscale significa evadere. L'elusione invece è diversa dall'evasione. Nel corso degli anni i giudici e gli studiosi di diritto tributario hanno molto dibattuto su questo tema e non sono riusciti ad arrivare a una soluzione unica. Si è però fatta una definizione tributaria di questo fenomeno. Per spiegarvi meglio questo concetto farò riferimento all'articolo 11 bis dello Statuto del Contribuente. Ora non vi allarmate, lo Statuto del Contribuente, nonostante abbia statuto nel suo nome, è una legge ordinaria come tutte le altre. Abbiamo di solito l'usanza di dare dei nomi alle leggi, come ad esempio la nostra legge elettorale che si chiama Rosatellum bis. Sono tutte quante leggi normali. Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle leggi fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. L'elusione quindi viene definita come un abuso del diritto e questo ci dice immediatamente una cosa fondamentale. Al contrario dell'evasione, non sto infrangendo le leggi, sto formalmente rispettando le norme fiscali. Tuttavia, sto facendo delle operazioni prive di una sostanza economica. E questo che cosa significa? Lo vediamo con un esempio. Classico esempio nel quale io sono un'azienda che deve produrre grissini senza glutine. Ora, per farlo, io ho bisogno di acquistare della farina senza glutine. A questo punto, questa operazione ha una sostanza economica perché è funzionale alla mia attività. Io ho bisogno della farina per produrre i miei grissini senza glutine. Da un punto di vista della legge, però, se io comprassi ad esempio del quarzo, perché lo Stato ha deciso che chi compra quarzo ha il 50% di sconto sull'IRPEF, mettiamola così, se compro del quarzo non è un'operazione funzionale alla mia azienda, l'ho comprato solo per avere uno sconto fiscale. Tecnicamente non sto violando nessuna legge, però sto eludendo. Il terzo elemento che contraddistingue l'elusione, infatti, è la realizzazione di un risparmio fiscale non dovuto. Io non dovevo avere questo risparmio del 50% sull'IRPEF per aver comprato del quarzo, perché io produco grissini e del quarzo non ne ho bisogno. L'unico motivo per cui ho comprato del quarzo è avere questo risparmio, e questa cosa non si può fare. Cerchiamo quindi ora di mettere in ordine questi tre concetti. Una persona, ma soprattutto un'azienda, che si mette a fare una o più operazioni, formalmente nel rispetto delle normative fiscali, quindi senza infrangere alcuna legge, che però non hanno sostanza economica, quindi non sono funzionali a una propria attività produttiva, realizzate con il solo scopo di ottenere un risparmio fiscale, sono un comportamento elusivo. E qualcuno a questo punto si starà chiedendo: ma è realmente sbagliato un comportamento elusivo? E la mia risposta è assolutamente sì, perché chi sta commettendo un comportamento elusivo sta sfruttando la maniera in cui è scritta una legge, sta sfruttando una vulnerabilità della nostra legge. Una norma fiscale, infatti, viene prima pensata dal legislatore e poi tradotta in parole, quindi viene scritta. Ora, il legislatore potrebbe non essere particolarmente bravo a trascrivere i propri pensieri, quindi aveva la palese intenzione di scrivere una certa cosa, ma l'ha scritta in una maniera un po' fumosa che lascia delle zone grigie. Quello che viene punito dell'elusione non è tanto l'azione che stai facendo, ma il motivo per cui fai questa azione. Tu stai facendo questa azione solo ed esclusivamente per sfruttare una zona grigia della normativa fiscale. Quindi attenzione, e voglio che questo lo capiate bene, non viene mai punita un'azione che tu stai facendo con una sostanza economica. Se tu stai facendo un qualcosa per la tua impresa, che ha un senso per la tua impresa, non verrà mai punito per essere elusione. Non stai eludendo niente, stai facendo un qualcosa per la tua attività.
Se lo stai facendo però solamente per eludere un certo tipo di tassa, allora verrai punito. Ora quindi vi rendete ben conto che esiste una differenza abbastanza grande tra elusione ed evasione. E ne esiste anche un'altra. L'elusione fiscale non viene punita da un punto di vista penale come l'evasione. Viene punita da un punto di vista amministrativo. Il massimo che può succedere è avere una multa perché hai ottenuto dei vantaggi fiscali che non dovevi avere in sostanza. Ma lo hai fatto rispettando le leggi, quindi da un punto di vista penale puoi stare tranquillo. Mi rendo conto che questo video sia stato particolarmente tecnico e abbastanza complicato, quindi se non avete capito qualcosa o avete qualsiasi tipo di dubbio, sotto c'è la sezione commenti nella quale sono molto attivo, quindi chiedetemi quello che volete e io risponderò. Questa cosa potete farla anche in privato. Nella descrizione ci sono tutti i link ai miei social e quindi puoi tranquillamente andare a chiedermi qualcosa in privato senza fare una domanda qui sotto, magari ti vergogni per la privacy, per qualsiasi motivo. Fammi domande però se qualcosa non ti è chiaro. Per questo video è tutto, ora vi lascio alla definizione economica, che è una novità che ho introdotto alla fine dei video di pillole di economia. Non perdeteveli. Quest'oggi abbiamo la definizione di contribuente.